Figura di Giulio Andreotti, in particolare per quelli che sono stati i suoi rapporti con la Chiesa Cattolica. Di lui si è detto era un cardinale esterno alla curia, proprio per rimarcare la vicinanza di Andreotti agli ambienti cattolici, nei quali poi conobbe nei primissimi gli albori della sua esperienza politica lo stesso Alcide De Gasperi. Ci vuole un po' aiutare a ricostruire questi rapporti, le fila di questi rapporti. La definizione del cardinale esterno, che devo dire è una definizione più illuminante di così non ci potrebbe essere per descrivere questa figura, l'ha fatta lo storico Andrea Riccardi. Perché cardinale esterno? In questo mi trovo totalmente d'accordo, perché nel caso appunto di Giulio Andreotti, più che un diciamo, amico di preti, arcivescovi, papi, si deve appunto parlare di qualcuno che con il mondo ecclesiastico è praticamente vissuto in totale osmosi, a partire dalla sua militanza nella FUCI, quindi stiamo già parlando di un periodo prima, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale e poi successivamente una figura che interloquiva con al di là del Tevere, con il Palazzo Apostolico e sapeva farsi interprete dei loro desiderata, della loro direzione. Ad esempio, pensiamo il ruolo che Andreotti ha avuto durante tutta la Guerra Fredda, quindi i contatti continui che ha avuto con Giovanni XXIII, ma anche con Paolo VI. Sì. Era una sorta di ambasciatore, se così si può definire, che faceva diciamo, da tramite con il dialogo sotterraneo che la Chiesa ha avuto per decenni con i regimi dell'Est, la famosa Realpolitik. La Realpolitik si è costruita col tempo e l'ha portata avanti il cardinale Casaroli, però diciamo che la diplomazia vaticana andava di pari passo con la diplomazia italiana che era incarnata in questo caso in Giulio Andreotti. Ecco, di lui si è detto proprio questo, che più che essere un uomo di Stato era appunto un cattolico romano, proprio ad evidenziare questo aspetto, come se in qualche modo la curia con le sue esigenze, con le sue istanze, ma anche il popolo dei cattolici avevano affidato alla figura di Giulio Andreotti quelle che erano forse gli interessi, le esigenze, appunto le istanze del mondo che proveniva appunto dalla Chiesa Cattolica, dalla realtà, dal mondo cattolico in generale. Sia per la politica interna italiana sia per la politica estera. Io ad esempio ho citato il fatto dei regimi dell'Est, un dialogo veramente che Andreotti l'ha intessuto abbondantemente, basta prendersi in mano uno dei suoi tanti libri, no? Che, visti da vicino, gli USA visti da vicino, l'URSS visto da vicino, eccetera. E lui aveva l'abitudine di tenersi un diario, era proprio una sorta di grafomane. Sì. Dove racconta quotidianamente la vita di un politico che vive in qualche modo in osmosi con più che il Vaticano, la Chiesa, teniamo presente anche della sua formazione umana. Lui rimane orfano di padre e viene praticamente cresciuto come diciamo, figura di riferimento paterna. Questo parroco, che era il fratello della madre, Sì. dopodiché, e questo insomma, gli ha fatto introiettare la fede, una fede che tra l'altro non lo ha mai abbandonato. Sul suo comodino, fino a quando è morto, fino a ieri appunto, aveva Cammino. Cammino è il libro che ha scritto Scrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei. Sì. È un libricino piccolino con delle massime dentro, con delle riflessioni. Ogni giorno Andreotti, questo lo disse a me, si leggeva una frase e su questa ci meditava sopra. Era una persona che anche nei momenti più difficili, questo me l'hanno raccontato anche altri cardinali, anche il cardinale Angelini, che forse è Sì? stato uno dei cardinali a lui più, proprio più amici. Che ora purtroppo è malato e non ha potuto, come dire, anche recarsi in visita alla salma, ecco, in qualche modo.
No, perché ha una certa età anche lui, poi sì. Tra l'altro questa notizia lo ha provato particolarmente. Mm-hmm. Comunque mi diceva che anche nei momenti più bui, e Andreotti ultimamente ne aveva passati, soprattutto i guai giudiziari, eccetera, sì. Era certo che la verità sarebbe emersa, era certo che, era certo che Dio l'avrebbe aiutato, cioè c'era proprio una dimensione molto spirituale in lui. Mm-hmm. Quindi ecco, questa vicinanza con gli ambienti della Chiesa Cattolica, come lei diceva, non era soltanto un legame politico, no? Anche in questo caso, ma era proprio frutto di un vivere la fede in prima persona, quindi, no? Lei diceva appunto ogni giorno leggeva. L'uno e l'altro, uh-huh, guarda, uh-huh. Viveva in osmosi, uh-huh. E quindi chiaramente il suo collegio elettorale era in Ciociaria, sì. Conosceva i parroci, uh-huh, della diocesi meglio degli stessi vescovi diocesani, uh-huh. Si dedicava all'ascolto dei missionari che operavano nelle zone più sperdute, uh-huh. Si occupava direttamente magari delle richieste dei cardinali potenti o altro. Chiaramente questi rapporti poi durante i periodi elettorali davano frutti. Certo, certo. Era una macchina che poi si metteva in moto, tant'è che produceva molti voti. Quindi certamente. Si è detto anche fra le congregazioni religiose, oltre che nelle diocesi, quindi in qualche modo ecco, erano dei rapporti che coltivava per inclinazione e desiderio personale, però anche ecco, con questo fine chiaramente. Era un punto di riferimento, mm-hmm, ma un punto di riferimento vero, e non solo appunto per magari appunto i cardinali, mm, prefetti di congregazioni o Papi, come, mm-hmm, abbiamo visto che aveva rapporti veramente molto stretti, da Pio XII fino a Paolo VI, Wojtyla. Mm-hmm. E senta, come ha reagito questa chiesa, sia la chiesa, il popolo della chiesa, ma anche i vertici della Chiesa Cattolica, come hanno reagito alle notizie di un possibile suo coinvolgimento in tanti processi di mafia o anche in alcune pagine buie della storia del nostro paese, parliamo ecco anche della l'uccisione di Moro, eccetera. Qual è stata la reazione della Chiesa? La reazione diciamo della Chiesa ufficiale, istituzionale, hanno sempre fatto quadrato. Stamattina ho scritto un articolo sul giornale in cui ricordavo un episodio di cui io all'epoca lavoravo per la DN Cronos, ero giovane cronista, e mi mandarono su una chiesa sulla Casilina alla messa che celebrava Donato De Bonis, che era all'epoca, era appena stato ordinato vescovo ed era prelato dello IOR, mm-hmm, e diciamo in quel periodo lì iniziarono i problemi a Palermo per Andreotti, accusato appunto di avere legami con la mafia, Salvo Lima, eccetera eccetera, sì. E durante quella messa, a parte che c'era una chiesa, non è tanto grande, comunque era gremita, mm-hmm, c'erano una trentina tra arcivescovi e cardinali, Andreotti stava in un angolino da una parte. A fine della messa Donato De Bonis prese il microfono all'ambone e ringraziò pubblicamente il senatore, dicendogli grazie senatore per quello che ha fatto, perché se non fosse stato per lei, per noi sarebbero stati grossi guai, lei ci ha aiutati in un'ora molto buia, mm-hmm, lei è un uomo della Chiesa vero. E in quel momento lì, in quella chiesa esplose un boato spontaneo, un, sì, applauso lunghissimo che durò per una decina di minuti. Questo un grande riconoscimento. Ma totale, un episodio emblematico, incredibile. Mm-hmm. La stessa cosa ha fatto Wojtyla durante, se non vado errando, durante la beatificazione di Padre Pio, mm-hmm, e anche lì a fine della messa sul Sagrato di San Pietro Wojtyla vuole andare a salutare personalmente con una gestualità che faceva capire che non era un saluto formale ma c'era qualcosa di più dietro. Certo. E anche lì erano giorni molto difficili per lui, quindi la Chiesa ha sempre fatto quadrato, ha sempre
ha sempre creduto nell'innocenza di Andreotti. Senta, lei nel suo articolo oggi ricorda appunto come i rapporti stretti con la Curia iniziarono nell'immediato dopoguerra, però il rapporto più stretto in assoluto fu quello che Andreotti costruì proprio con Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła. In che modo Andreotti intervenì nei rapporti con l'Est Europa? Andreotti era un maestro nel crearsi delle relazioni, erano frequenti i suoi voli, i suoi viaggi come presidente, come ministro degli esteri, come esponente dei vari governi che si sono succeduti anche per ragioni economiche, quindi al di là della missione italiana, durante questi colloqui aveva sempre uno spazio dedicato ai problemi della Chiesa. Mm-hmm. Perché ricordiamoci che fino al crollo appunto del muro di Berlino in tutti i paesi dell'est, quindi Romania, Bulgaria, Polonia, soprattutto la Polonia che era tanto cara a Wojtyła, dove c'erano problemi a non finire, Solidarność eccetera eccetera, ecco lui si faceva portavoce di istanze che magari potevano riguardare la liberazione di sacerdoti, che potevano... Era un ambasciatore della Chiesa, quindi. Sì, praticamente sì. Uh-huh. E senta, invece però lei ci parla ecco di questa chiesa che fa quadrato intorno a Giulio Andreotti. Nella storia di questo rapporto decennale appunto con la Chiesa Cattolica ci sono però anche degli episodi che raccontano e testimoniano di come questa stima verso Andreotti non era però una stima unanime, c'era anche chi non condivideva molte delle sue scelte, in alcuni casi a contrastarlo fu lo stesso Dossetti, per esempio. La Chiesa, noi lo sappiamo, è un arcipelago multiforme, non è un corpo monolitico compatto, ci sono sempre stati all'interno delle anime che anche politicamente non si ritrovavano nella linea andreottiana, nella linea furlaniana o altro. Mm-hmm. Molte scelte politiche sono state via via criticate, ma questo accade, è una normale dialettica, però se noi dobbiamo fare un bilancio complessivo, al di là diciamo del dissenso che ogni tanto poteva capitare come è capitato, mm-hmm. Ecco che il bilancio non può che essere univoco. La Chiesa ha fatto quadrato su Andreotti perché lo riteneva un uomo suo. Certo. E senta, oggi che Andreotti non c'è più, ma anche in realtà ormai da anni, come dire, il suo contributo, per ovvi motivi legati all'età e al suo stato di salute, il suo contributo nella scena politica è stato sicuramente più marginale. La Chiesa Cattolica ha individuato un altro suo referente, o non ci sono figure che possono in qualche modo essere eredi di quello che è stato Giulio Andreotti per la Chiesa fino ad oggi? Ma è cambiato il contesto politico, è cambiato il contesto storico, non c'è più posto per un Andreotti perché la Chiesa non ne ha più bisogno, cioè non c'è più il partito unico dei cattolici, ormai i cattolici con la diaspora appunto sono ovunque, quindi la Chiesa è abituata, o perlomeno si sta abituando al dialogo, e così dovrà fare. Una figura di Andreotti non c'è, e la morte di Andreotti segna proprio la fine. Mm-hmm, di un passaggio. Di un'epoca. Mm-hmm. Sì. Mm-hmm. Anche in questo senso, cioè, lei ribadisce proprio questo, i cattolici oggi non sono più uniti in un unico partito, quindi non c'è più un esponente che li guida, che può essere considerato come punto di riferimento per la Chiesa. Questo è un po' la lettura. Le faccio un esempio, una cosa che mi ha fatto riflettere stamattina. Mm-hmm. L'Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, sì. ha fatto un titolo a tutta pagina dedicato ovviamente a questo evento. Mm-hmm. Andreotti finalmente nella luce. Mm-hmm. E poi 6 o 7 pagine dove veniva
analizzata la figura in vari contesti, da quello politico, eccetera, eccetera. L'Osservatore Romano si è limitato a un articolo nemmeno tanto grande, ma al di là di questo, un articolo quasi un articolo neutro. Totalmente neutro, è morto Giulio Andreotti, questo era il titolo, e dentro c'era la cronistoria, Andreotti è nato il giorno tale, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, eccetera, eccetera. In tutto l'articolo, se lei lo va a analizzare, non c'è un solo aggettivo, né di più né di meno, asettico. Questo forse è un po' legato al fatto che rispetto alle accuse che sono state fatte per mafia, per una qualche vicinanza o collusione con la mafia, in parte Andreotti è stato assolto per tutte quelle per quei capi di imputazione che fanno riferimento ad episodi che seguono il 1980. Per i fatti precedenti è intervenuta la prescrizione. Si rilevava anche ieri come lui non sia stato condannato per questi fatti precedenti, però sicuramente quello che è scritto nei verbali, soprattutto dell'ultimo processo, è qualcosa di importante. Si parla di del fatto che Andreotti fosse pienamente a conoscenza del fatto che suoi collaboratori molto stretti intrattenessero dei rapporti di collaborazione, di reciproco scambio di interessi con esponenti mafiosi. Lui stesso li incontrò, lui stesso gli chiese favori, lui stesso, su questi elementi la giustizia non ha avuto modo di pronunciarsi in maniera definitiva perché è intervenuta la prescrizione. Forse la prudenza che è solita essere utilizzata negli ambienti vaticani in questo caso è quello che può spiegare quello che diceva lei, questo articolo asettico su Andreotti. Un conto è che la chiesa italiana si esprime sulla figura di Andreotti, un conto è che lo fa il Vaticano. Ma la prudenza è la prudenza sia della CEI che del Vaticano, no? Tutto il ragionamento riguardante gli aspetti giudiziari è verissimo e può anche esserci magari appunto una riflessione prudenziale, però in questo caso io l'ho letto come, come appunto la fine di un'epoca. Semplicemente il chiudere, cioè si prende sì, consapevolezza, si dà nota di un fatto e basta. Sì, anche perché tra l'altro Papa Bergoglio conosceva Andreotti e lo conosceva anche bene. Sì. Ci sono tante foto in questi giorni anche su siti internet che li ritraggono insieme. Sì, perché avevano entrambi un amico in comune molto stretto, Don Giacomo Tantardini, e Bergoglio quando capitava a Roma e andava a dire messa a San Lorenzo al Verano con Don Giacomo, perché era la chiesa di Don Giacomo Tantardini, spesso c'era anche Andreotti che era buon amico di Don Giacomo, quindi... Per tornare alla scetticità dell'Osservatore Romano di oggi, mi sembra più una linea per demarcare un prima e un dopo, cioè, non c'è più spazio per un Giulio Andreotti. Ho capito, quindi però nemmeno un tributo alla sua figura in qualche modo, avvenire l'ha espresso, da parte dell'Osservatore invece non c'è stato nemmeno questo. No, da parte dell'Osservatore no, però in serata è uscito un gramma di Bertone, sia Bertone che oggi ha fatto visita alla salma e si è offerto si di è letto celebrare che, ecco, si era offerto di celebrare il funerale, lo ha fatto anche il Cardinale Sodano, sono arrivate diverse altre richieste per poter celebrare o concelebrare. Poi alla fine, da disposizioni ben precise che aveva lasciato, è stato affidato al parroco, al suo parroco peraltro, quello di San Giovanni dei Fiorentini, però appunto non è che è stato abbandonato, ecco, quindi... C'è stata semplicemente la volontà di registrare un fatto e di chiudere, come diceva lei, probabilmente un'epoca. Che cosa rimarrà secondo lei di Giulio Andreotti nell'immaginario della gente comune? Beh, sicuramente un politico molto in gamba, molto amato dalla gente umile,
con un'immagine appannata da questi strascichi giudiziari, mm-hmm. da questa scia di misteri. Mm-hmm. Questo sì. Sicuramente. È un'immagine a luci e ombre, quella che rimane alla gente. Esatto. Tra l'altro, ecco, si parla di questo suo archivio che viene definito segreto in questi giorni, ma probabilmente, insomma, come l'archivio che ciascuno di noi magari può avere, è semplicemente riservato. In ogni modo è stato affidato all'Istituto Don Sturzo. Perché questa scelta? È una scelta che aveva deciso già da tempo, aveva iniziato a trasferire lì nell'archivio tempo fa, lui era molto legato all'Istituto Sturzo, mm-hmm. Non è una scelta che ha maturato frettolosamente ultimamente, mm-hmm. perché l'Istituto Sturzo comunque per il mondo cattolico, anche per la formazione eccetera, ha sempre ricoperto un ruolo centrale. Quindi, ecco, come dire, ha voluto un po' lasciare la sua eredità custodita in questo istituto. Chissà se avremo modo di conoscere qualcosa di più di quello che è stato i suoi rapporti, ecco, anche con gli ambienti della Chiesa Cattolica e non solo. Magari, ecco, ci saranno anche qualche altro libro, qualche altro resoconto che sarà reso pubblico. Allora, intanto noi la ringraziamo, lo ricordiamo, Franca Giansoldati, vaticanista del Messaggero, per questa analisi fatta per noi sulla figura di Giulio Andreotti e dei suoi rapporti con la Chiesa Cattolica e il Vaticano. Grazie ancora. Buona serata. Buon lavoro, arrivederci.